Io sono un grande appassionato di cronografi, chi mi segue da tempo già lo sa, e quando penso a questa tipologia di orologio, ossia quella del cronografo, subito nella mia mente inizio a pensare alle corse automobilistiche. Unendo questi due ambiti, ossia quello orologiero e quello automobilistico, e la casa che è riuscita ad unire maggiormente questi due ambiti è sicuramente Heuer. Oggi voglio proporvi un orologio moderno che non appena è stato presentato e non appena l'ho visto dal vivo mi ha fatto davvero battere il cuore. Ma non sto parlando di un Heuer, sto parlando di un Tag Heuer. Bentornati amici del Solo Watches in questo nuovo video. Come sempre però prima di iniziare mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciatemi anche un bel commento qui sotto per farmi sapere la vostra su questo argomento e su questo orologio in generale. Mi raccomando poi di seguirmi anche sulla mia pagina Instagram dove potrete interagire direttamente con me e vedere tante mie foto. Nel 1962 Jack Heuer, durante la 12 ore di Sebring, di cui la sua maison forniva i cronometri ufficiali di gara, sentì nominare dal pilota Pedro Rodriguez il nome Carrera. Una delle corse rallistiche più pericolose ed affascinanti di sempre, la Carrera Panamericana, interrotta nel 1955. Jack Heuer da quel nome prese ispirazione per realizzare il primo cronografo da polso della casa, pensato per i soli piloti da corsa. L'idea di Heuer era quella di realizzare un cronografo con un quadrante ben leggibile, pulito e chiaro, dall'aspetto accattivante, un design che l'imprenditore voleva si allontanasse da quello dei cronografi post-bellici pensati per un uso militare, con quelle scale di misurazione ingombranti sul quadrante. Da qui nacque il Carrera, nel 1964 venne lanciato il 2447S, un orologio dal fascino veramente disarmante, con questo quadrante argenteo, con i contatori azzurrei che veramente donavano una leggibilità straordinaria. Ed è proprio da qui che voglio partire oggi per questo nuovo episodio degli orologi che acquisterei. Oggi vi proporrò il Tag Heuer 160° anniversario Silver Limited Edition. Questo Carrera è stato lanciato da Tag Heuer nel gennaio del 2020 ed è un'edizione celebrativa dei 160 anni dalla nascita della Maison Svizzera, ossia di Heuer. Quindi è un'edizione limitata, come recita poi anche il nome, quindi 160° anniversario, Limited Edition. Stiamo parlando di un orologio esclusivo realizzato in 1860 pezzi, quindi come l'anno di nascita di Heuer. E secondo il mio punto di vista Tag Heuer l'ha veramente pensata bene, perché realizzare un'edizione celebrativa con l'orologio più rappresentativo della Maison è secondo me un punto a favore. Ovviamente questa riedizione presenta sì grande somiglianza con il 2447S originale, ma sono state riviste alcune cose. Il diametro di questa riedizione è di 39 mm contro i 36 della versione vintage, misure sicuramente più al passo con gli standard odierni questi. Lo spessore poi è di 14 mm. Osservando poi il quadrante troviamo la forma delle sfere centrali diverse per la presenza della sfaccettatura. Altra differenza poi è lo spostamento del contatore dei secondi dal 9 al 6. Questo è dovuto al calibro che chiaramente non è lo stesso della versione vintage, ma ci arriveremo poi. Bellissimo poi il vetro zaffiro bombato. Il lavoro di Tag Heuer nel proporre questa riedizione il più fedele possibile all'originale 2447S secondo me è stata veramente molto molto azzeccata, perché troviamo delle caratteristiche estetiche veramente quasi identiche a quelle del pezzo vintage. Ma la cosa più interessante, il dettaglio più interessante secondo me, è ciò che si trova ad ore 12 sul quadrante, ossia il logo Heuer e non il logo Tag Heuer. Questo per rimarcarne la sua origine. Guardando il lato B di questo Carrera possiamo notare le differenze più marcate con il 2447S. Fondello avvitato a vista con vetro zaffiro, dove troviamo incise le scritte 1 di 1860 in inglese, per rimarcarne la sua esclusività insieme alla scritta Limited Edition. Sotto il fondello non troviamo il leggendario Valjoux 72 del 2447S, ma possiamo ammirare il calibro di manifattura Heuer 02, movimento cronografico automatico con innesto verticale e ruota a colonne.
28.800 alternanze all'ora e ben 80 ore di riserva di carica. La massa oscillante è stata ridisegnata e troviamo le scritte commemorative per evidenziare che questo esemplare è celebrativo dei 160 anni della nascita di Heuer, come detto. Un calibro robusto, preciso e affidabile nel tempo, caratteristiche che fanno sì che questo orologio possa essere indossato in tutte le occasioni ed è questa una delle caratteristiche più interessanti di questo Tag Heuer, cioè il fatto che possa essere indossato sempre e comunque in qualsiasi situazione, perché è un orologio che con una camicia è veramente molto molto elegante, ma allo stesso tempo con una t-shirt è davvero molto sportivo. Un orologio straordinario secondo il mio punto di vista, come appunto il 2447S. Oltre a questa versione di cui vi ho parlato, ne esiste una gemella, ossia il Montreal Limited Edition, prodotto in soli 1000 pezzi. Sostanzialmente uguale alla Silver Edition per caratteristiche, ma con questi colori che si ispirano al White Heuer Montreal del 1972. Bellissima anche questa versione, ma sicuramente più particolare e più sportiva, meno versatile, ma che mi ricorda ancora di più il mondo racing. Approvata sicuramente anche questa versione. Tornando a parlare della Silver Edition, secondo me Tag Heuer ha azzeccato pienamente l'obiettivo. Riproporre un orologio leggendario come il 2447S, ma in chiave moderna, come appunto questa Silver Edition, secondo me è stato un colpo di genio per celebrare questi 160 anni. Presentare un orologio così leggendario per commemorare un avvenimento così importante per la casa è secondo me un punto a favore, ha lavorato veramente molto bene. Tra l'altro c'è da dire che è da qualche anno che Tag Heuer sta proponendo diversi orologi di tutto rispetto, vedi le riedizioni degli Autavia, ma anche poi orologi nuovi come può essere la nuova linea Carrera. Aggiungo poi che il calibro 02 è un'altra caratteristica che va a favore di questo orologio e di Tag Heuer. Secondo me, grazie a queste proposte in toto, la Maison sta riacquistando credibilità e si sta riposizionando dove merita di stare, una casa con questa storia e questo fascino, dopo tanti anni di confusione e di buio. Ottimo lavoro, spero proprio di potervi portare un Carrera qui sul mio canale YouTube in futuro. Molto bene signori, io sono arrivato alla conclusione anche per oggi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto ragazzi!